grazie, grazie, colonnello Morico, e vedete il logo di Dog Factor del nostro talent per cani che è arrivato ai quarti di finale. Già, eccoci qua, finalmente, di nuovo venerdì, che bello. Il dottor Dog che è quello che organizza, fa le prove. Buongiorno, buongiorno a tutti, saluti a casa. Un grande esperto di cani. Oggi c'è una prova estiva, diciamo. Una prova estiva e quindi appunto una prova all'esterno, una bella giornata. Simuleremo una situazione che tutti conoscono di solito a Ferragosto, quando ci sono le battaglie d'acqua che si spruzze sulla spiaggia, e noi lo faremo all'esterno. I nostri padroni, i nostri concorrenti devono essere bravi con i loro cani, fare una passerella molto tranquilla e poi vedete appena usciamo. Tanto lo scopo, lo sapete, è sempre quello di vedere che rapporto c'è fra il cane e il padrone. Un rapporto che non deve essere troppo autoritario, non deve essere troppo duro, ma basato sull'affetto, sulla fiducia. E a giudicare questo rapporto e quindi la prova abbiamo una giuria, guardate che roba. Di grandi esperti, eccoli qua. Ognuno con un animale accanto. Sì. Allora, abbiamo intanto Roberto Gasparri, educatore cinofilo, con Lusita. Benvenuto. Programma Cani Eroi di Rai 2. E accanto c'è Federico Coccia. Eccolo qua. Medico veterinario con l'accento sulla I. E loro sono protagonisti di questo programma che va il sabato mattina alle 10.15 su Rai 2, che racconta storie di cani che hanno salvato vite, fra cui la vostra, perché se non c'era questo programma morirebbe. Appunto. Questo glielo dobbiamo, e lei l'eroina. I primi ad essere salvati. I primi siete voi. Accanto a voi c'è una grande signora del teatro e dello spettacolo italiano, Fioretta Mari. Buongiorno. Benvenuta. Con un cagnolino fantastico che di grande dote. George. Ma non mi chiedi perché si chiama George? Perché si chiama George? Perché somiglia a George Clooney. Ma io direi, infatti, guardalo, pensavo, chi è che è seduto lì? Infatti non... Lo ricorda. È anche attore, ha fatto vacanze romane lui, è attore. Ha fatto anche le vacanze a Roma. Beato lui. Fra l'altro la Fioretta è in scena con Ingresso Indipendente, assieme a Serena Autieri e Tosca d'Aquino, quindi un trio di bellezze. Con Scifoni, Misasi, Lalelli. Guarda, la regia di Vincenzo Incenso, questo testo di De Giovanni che sta avendo un successo incredibile. Ringrazio il pubblico di Napoli, perché siamo al Teatro Diana, tu sai, il teatro storico dei Mirra. Indegnamente ci ho lavorato anch'io. Ci hai lavorato? Il pubblico della Madonna non perdona, non è vero che No, ma ci tirano giù dal palcoscenico la sera nei ringraziamenti. O ti amano, ti mazzola. Sai che rifacciamo meno poso? So che a te... Che fate? Rifacciamo meno poso. Fiordaliso, la Laurito, sì. Emanuela Aureli, la Metri. Io proprio aspetto anche da un punto di vista scientifico di capire quando gli finirà sta menopausa. No, guarda, stai attento perché c'è l'andropausa per te, stai buono, Fammi presentare la nostra presidente. Buongiorno. Buongiorno. Ovieri, guarda la telecamera, con amore. Principessa Margot. Principessa Margot è molto innamorata. Sta guardando Giorgio con interesse. Però lei dice che somiglia più a Brad Pitt, più biondo, insomma. Anche vedi, appena Margot sentito Brad Pitt, lui subito alza le orecchie. Sì, menopause. Allora, avete capito il vostro compito, voi li vedrete da qua sullo schermo, la prova si svolge fuori, giudicate soprattutto il rapporto fra proprietari e animali, più che la prova se poi viene bene o viene male. Ma giudichiamo col cuore o col cervello? Tutte e due. Quello che trovate, insomma. Quello che troviamo. Tutte e due. Noi donne sicuramente il cervello lo troviamo, voi non lo so. Per gli uomini è un po' più difficile, però ci proviamo lo stesso. Allora, prima, mentre noi andiamo fuori, io e Vieri, t'hanno riconosciuto subito. Guardiamoci il filmato che ci fa vedere le prove che hanno superato le coppie in gara oggi per arrivare a questo quarto di finale. Vediamo. In un pacco si mangia. Non si aprono però i pacchi, mi raccomando. La Virginia, la sera del 24, però anche lei sembra attratta. Oggi è già un po' prestino, Vai! Altra coppia! La zampa a terra. Così va bene. Vedi che brava. A parte brava, Sire, brava il papà. Vai, 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 che ce la fai? Vai!
più piano, molto più piano, lentamente, 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 okay, bravo, bravo, bravissimo, bravissimo. E sappiamo che Sire prima non l'aveva mai fatto, bravo. Riusciranno a dimostrare di avere il dog factor? Allora, lo vedremo subito. Siamo fuori nel piazzale, c'è un sole bellissimo. Fantastico, grazie al colonnello Morico che per un prezzo tutto sommato modico ci ha dato il sole, e accanto a noi ci sono Alain con Siria, Paola con Happy. Eccoci qua. E allora, come vedete, loro hanno messo qualcosa per la pioggia, tra poco pioverà. Mm-hmm. Quindi noi ci allontaniamo, pioverà per modo di dire. Iniziamo la prova. È chiaro come la prova, è chiaro Alain, tutto a posto? Perché questo è l'ultimo quarto di finale, quindi importantissimo. Questo è il ticket per la semifinale. Esatto. Ok? Mi raccomando. Benissimo. Allora dovrete percorrere il corridoio mentre i ragazzi si schizzeranno. Si schizzeranno, si divertiranno, per cercheranno un po' di infastidire, per modo di dire, il cane, solo per gioco. E il cane senza guinzaglio, se volete, io direi di sì. Direi di sì. Allora fate il percorso, vi sedete al centro, fate un seduto e lo fate più volte possibile in un minuto. Va bene. Ok? Allora, benissimo. Allora, iniziamo, voi ci aspettate, intanto andiamo, seguitemi, eccoci qua. L'accompagna, io resto qua con Bene, Paola. Allora, mettiti qua all'inizio, eccolo qua. Allora, come al solito un minuto di tempo, 3, 2, 1, schizzo. Mi raccomando, voi schizzate, eh? Quindi che bravo, sì, vabbè, diciamo finalmente. Non troppo, non troppo, piano piano. Vai. Vedete com'è difficile, amici a casa, quando i cani vengono infastiditi. Oh, non schizzate me, soltanto cani, no, ho capito. Cosa terribile. Ritorniamo all'inizio, secondo giro, non so quanti secondi ancora abbiamo, però continua, veloce, andiamo veloce. Bravissimo. Grazie, mi sono già allevato per oggi, va bene? Sire, dove vai? Povera Sire, adesso se si scuote. Fane qua, perché devo passare? Povero. Vedete, molto difficile, molto difficile. Continua ad andare alla fine, se riesce a finire. Riesce a finire, quanto manca. Ecco. Sono venuti a rinfrescata. Ultimo giro, veloce, vieni Alain. Vieni, ce la facciamo, quanto manca? 15 secondi, ancora un giro, Alain, veloce ragazzi, veloce, che così povera Siria si asciuga. Adesso Siria passa direttamente davanti a Daniele, si scuote direttamente. Eccola, hai visto che si è scossa quando l'ho detto? Ferma. Andiamo, finito, dai, benissimo, dai. Bravissimo. Lo faccio io, se no... Che freschezza, che freschezza. Riprendi la tua belva, dove? Tocca a te, vieni. Allora, vieni, happy. La prova l'avete vista. Happy. Alain, tu hai finito, via. Il passaggio sarà finito. Allora ragazzi, mi raccomando, è quello questa di volta schizzate il cane, ok? 3, 2, 1, sciogli la belva, via. Gong è partito. Dai, ci metti mezz'ora a sciogliere la belva, dai. Oh, vai, 1, 2, 3, vai. Guarda Happy com'è brava e dice, oh, ma che fai? Ma sai, io la doccia l'ho già fatta un mese fa. La doccia l'ho già fatta un mese fa. Andate, doccia, vai. Andiamo. Secondo giro. Sembri un pipistrello rosa con questo poncio, vero? Vai, Happy, vai. Alla fine c'è pure una salsiccetta. Vai. Oh, bagnano davvero sti spruzzi però, porca miseria. Vai. Dai Giancarlo, tocca a te adesso. No, ultimo giro, finito? No, quanto manca? Happy, dove vai? È scappata. Fantastico, fantastico. Quanto manca? 7 secondi. Veloce. Dai. Ragazzi, spruzzate. No, qua. No, uno, non la telecamera. Gong. Finito. Fine della prova, complimenti a tutti e due. Adesso andremo a vedere che cosa la giuria pensa della vostra esibizione. Noi torniamo dentro, do la parola a Stefania Orlando, mentre torniamo prendi tu la parola a nome della giuria. Vai Stefania. Intanto mi vado ad asciugare. Noi ci stiamo confrontando qui in giuria con Fioretta, anche con...
non diciamo niente, però stiamo per votare in attesa di Giancarlo. Io ho già deciso, voi avete... Anch'io ho deciso. Avete deciso. Però facciamo tutte... i complimenti, ecco, alla bellezza della. Sono dei stati cani. Bravi tutti quanti, Giancarlo. È molto difficile oggi. Anche i concorrenti un po' bagnati. Assolutamente. Ma felici. Ecco. Federica, allora, vuoi oggi la giornata. Noi ce la stiamo un po' litigando perché come al solito non siamo d'accordo. Sirio, Federico, dai, su. Allora, Happy. I ragazzi di Cani Eroi. Ecco, cosa che poi tra l'altro sta andando una cosa, diciamo, sta andando benissimo su Rai 2 alle 10:15 tutti sabato, tutti quindi domani, domani mattina alle 10:15 assolutamente. Se volete vederci litigare domani, seguiteci alle 10:15. Noi finiremo la nostra litigata domani. Non siamo mai d'accordo. Ma siamo mai d'accordo. Siete d'accordo? No, no, assolutamente no. Però un voto dovete esprimere. Infatti, vediamo. Sirio, per me... perché si vedeva che non sapeva fare le cose, però le imparava strada facendo. Però Happy è più... è più creativa, ha preso la strada corta. Ma premiamo il fatto di... Vabbè, dai, ti voglio accontentare. Ragazzi, diamo voto, Happy. Allora io per la bellezza, la simpatia, la furbizia potrei votare lei, ma voto Siria. Sì. Un voto per Siria, quindi allora siamo uno a uno, ancora una volta è determinante. Alana e Paola, guarda, siamo al voto sono decisivo. Sono stati bravi tutte e due, faccio i complimenti a tutte e due le coppie, però devo dire che anch'io sono rimasta rapita dal rapporto che c'è tra Happy e Paola, e proprio per il fatto che nonostante sia uscita dalla carreggiata e poi rientrata, insomma, ha dimostrato bene. Complimenti. Allora complimenti, complimenti nei confronti della Paola. Voto della presidente, passano il turno Paola ed Happy. E qui vediamo la nostra grafica dove ci fa vedere appunto la semifinale della prossima settimana. Quindi la prossima settimana avremo tre cani di cui due passano in finale, o Leo o JX o Happy. Esatto. Fantastico. E poi la settimana successiva, che è l'ultima per noi, di ci sarà la finale. Laureremo il vincitore, che ricordo si porterà via 1000 euro in gettoni d'oro. In gettoni d'oro, sì. Voglia, croccantini. Allora diamo ad Alain, purtroppo il Alain, libro, questo è per voi. Grazie bravo, mille, siete comunque stati bravissimi, perché arrivare fino a questo fino a punto qua, valeva la pena. No? Benissimo, io ringrazio ancora Federico Coccia, Roberto Gasparri. Di Cani e Eroi, domani 10:15 Rai 2. Ringrazio Fioretta Mari. Grazie. Con Georges ora a Napoli al Teatro Diana, ma poi girerà per tutta l'Italia. Stefania Orlando e Principessa Margot, vedi la suocera si sta già si sta già visto, non guarda lui come la guarda. Senti, posso, grazie, posso salutare Monci, ci vediamo gli amici di qua dentro. Ciao Michele mio adorato, ciao, ciao. Linea Web, ciao.